La strada di Gimara, abbiamo mantenuto la previsione urbanistica che è stata approvata dal Consiglio Comunale, dalla Provincia, dalla Regione Marche e anche dalla Sovrintendenza attraverso un accordo di programma e questa previsione è certamente una previsione che attira e ha attirato critiche, un percorso molto lungo, un percorso legittimo che ha autorizzato la previsione di questa strada che dovrà collegare la vecchia interquartiere con la statale 16 e snellire il traffico in quella parte di città, soprattutto lungo la statale e lungo via Roma nella parte iniziale vicino all'Arco d'Augusto. Questa è una previsione che noi quindi abbiamo mantenuto legittimamente, prevista dal Consiglio Comunale. Questi giorni, diciamo, quando si parla di questo tema si muove sempre la politica e si muove anche la contrapposizione politica in questa città. Vorrei dire questo, non mi meraviglia la cosa, in genere su questo tema si coagulano poteri forti e interessi personali e lo sappiamo anche come si muovono. E noi abbiamo chiesto una proroga al governo, la proroga ancora non è arrivata e abbiamo disponibile un progetto che può partire anche da domani mattina e ci auguriamo che il governo voglia ritenere questo progetto importante per non perdere in questa regione 20 milioni di euro che comunque vengono dall'Europa e che comunque servono a risolvere un problema per la nostra città, al di là delle divisioni che questo tema ha comportato negli ultimi mesi dal punto di vista politico. Si risolve un grosso problema, si raggiunge l'obiettivo di utilizzare a pieno i fondi europei e quindi noi ci auguriamo che possa arrivare a breve una proroga da parte del governo che altrimenti si prenderebbe una grossa responsabilità perché la città di Fano sostanzialmente questa strada la vuole.